natura, zoo, tortura, contro natura. Gli animali possono essere rieducati, riabilitati lentamente alla libertà. La vita lo ha fatto proprio il mese scorso con un animale, lo si può fare, ci si era impegnati a farlo. È vergognoso che è appena morta un'elefantessa, Nelly, e già questi criminali di dirigenti hanno annunciato l'arrivo di un'altra elefantessa. L'elefantessa Nelly è vissuta 40 anni in gabbia. Mi piacerebbe che in gabbia ci vivessero le persone strapagate di questa struttura con i nostri soldi pubblici, perché questa struttura va avanti con, soprattutto con i soldi pubblici. Di certo non vive con quei 4 biglietti che vengono staccati ogni giorno, con quei 4 turisti che ci vengono. Questa struttura vive con finanziamenti pubblici, partì con un finanziamento pubblico di circa 20 milioni di euro del Comune di Roma, che avrebbe dovuto creare grandi ambienti per la dismissione di tanti animali. Invece anche questa mattina ce l'hanno detto, purtroppo noi gli animali non li possiamo togliere, quelli feroci, i felini e tanti altri, perché sono quelli che attirano le persone allo zoo di Roma. Devono essere sterilizzati e devono essere portati soltanto animali sequestrati da circhi o da zoo o da privati, perché purtroppo ci sono tantissimi animali esotici nelle case dei privati. Abbiamo un volantino materiale, rilanceremo la campagna col nuovo sindaco, ci auguriamo che ci sia un sindaco meno ipocrita di questi che ci sono succeduti, rossi e neri, perché sono tutti uguali, perché in queste strutture, come nell'AMA, in tutte le aziende pubbliche romane, vengono sistemati gli amici, i parenti, gli amici degli amici troppo spesso.